Ogni prete ha lo strazio di dovere quasi sempre predicare delle parole che sono più in alto, se non proprio in contrasto, con la sua vita. Ogni volta che noi predichiamo il Vangelo, condanniamo noi stessi. Esistenza tragica e sublime quella di un uomo che è costretto a condannare continuamente se stesso. Voi trovate una ragione per inalberarvi contro il prete che non è l'Evangelo vivente. Io vi troverei un motivo di inchinarmi, come davanti a un segno misterioso, ma sublime, di una grandezza incomparabile. Così si presentava ai suoi fedeli il parroco di Cicognara e di Bozzolo, due villaggi non lontani dal Po. Era il 1922. Quel parroco si chiamava Don Primo Mazzolari. Oggi è un nome famoso in Italia e nel mondo. Tutti parlano di lui come di un pensatore cattolico originale, di uno scrittore suggestivo. Lo hanno chiamato il precursore del concilio, il profeta obbediente, la tromba dello Spirito Santo. Tutte belle cose, giuste, giustissime. Ma i suoi parrocchiani preferiscono ricordarlo così come l'hanno conosciuto, cioè come uno di loro. Un prete vissuto in mezzo a loro per parlare del Vangelo e praticarlo ogni giorno, ogni ora. «Sono un prete», gli diceva, «ma sotto, senza sforzo, potete scorgervi il contadino. Io sono più vostro che degli altri. Se mi guardate in faccia, mi riconoscete subito per uno di voi. Se mi stringete la mano, non vi ingannate. Se mi siedo al vostro focolare, non sono a prestito. Se camminiamo per i campi, capite che ho l'odore della terra come voi, lo stesso occhio che accarezza un prato, un campo di grano, un filare, e fissa scorato un cielo che piove senza tregua, o incendia le campagne implacabile. Dopo qualche anno, insomma, che era qua, ho compreso che era un uomo che per i poveri, insomma, li proteggeva al massimo, finché poteva, fino a che arrivava a dei punti sempre farci la carità che ci ha dato le scarpe a un povero. È rimasto senza scarpe lui, che la mamma sua, e sgridava, e adesso come fai senza scarpe? Io sempre trovavo per una brava persona. Lo tirava la gente. E ero molto giovane, ecco, a 9 anni. E mi ricordo quando andavamo sull'Argine il 4 novembre, che ci faceva sempre arrabbiare. Noi piccoli poi ci facevamo arrabbiare anche troppo, ecco. Tutti gli anni, al 13 giugno, Don Primo Mazzolari veniva qui ai festeggiamenti. Si radunava tutto il paese qui intorno e fra l'altro diceva: ma caro Sant'Antonio, tu che sei miracoloso, ma implora per il mio paese, proteggili tutti, amali, tutti quelli che vengono qui ad esporre i suoi dolori, abbi pietà di loro. La parrocchia è al servizio dei poveri. Vuol dire semplicemente amare di più chi ha bisogno di essere amato di più e non lasciare fuori questi o quelli dal nostro amore. L'amore colma i vuoti dell'uomo. Dove c'è un vuoto più grande, occorre una sovrabbondanza d'amore. La parrocchia è costituita dal cuore e dalla casa del parroco, dalla chiesa di pietra, dal cuore e dalla casa dei parrocchiani. Un parroco non deve aver fretta quando esce di casa. C'è il povero che ha bisogno del nostro saluto, il bambino di una carezza, la mamma di un conforto, che può essere solo una richiesta. E il vostro figlio ha scritto? I bambini occupano un posto di privilegio nell'animo del parroco. Don Primo ha trovato per essi nei suoi scritti le espressioni più trepide ed efficaci. Li voleva accanto a sé nelle cerimonie. Essere stato chierichetto di Don Primo Mazzolari è ancora oggi un titolo d'onore a Cicognara e a Bozzolo. Ma è verso i giovani che le preoccupazioni del parroco si orientano più vigili. Ecco come Don Primo parlava ai suoi giovani. Non si può resistere se non abbiamo dentro una convinzione, qualche cosa di nostro. Rientrate nella vostra vita. Domani ritroverete le stesse difficoltà,
troverete le stesse prove, viverà voglia di non credere più nel bene, troverete che fare il galantuomo è una bestemmia, guarderete certa gente che fa fortuna sporcandosi e forse li invidierete. Vi domanderete se non è una stupidità a mantenersi onesti e puri nella vita. Le troverete ancora queste tentazioni. Questo vostro povero vecchio parroco, che questa sera guarda i suoi figliuoli così raccolti e così attenti, vi accompagnerà con la sua benedizione. Don Mazzolaro mi ha sposato, poi mi ha battezzato tutti i miei bambini, ma questi sono i miei nipoti però, eh? Anche a me Don Primo mi ha battezzato. Don Primo mi ha sposato 47 anni fa. Ha sepolto mio padre. I morti aiutano a capire. Mi sono domandato e mi domando, all'infuori del sangue che fa la parentela, all'infuori del cuore che fa l'amicizia, quali sono i legami che nel cimitero diventano anche più vivi e sofferti? Non vi siete accorti che c'è qualcosa che ci unisce tra noi e i nostri morti e tra noi vivi? E che questo vincolo si esprime con una parola: mortale. Siamo dei mortali. Questo, vedete, è un titolo che bisognerebbe qualche volta rimettere in onore. Ricchi non lo siamo tutti. Felici non lo siamo nessuno. Giovani a un certo momento non possiamo più restare perché è una stagione troppo breve. Ma mortali sì. Questo è il segno della nostra fraternità. E questo dovrebbe anche essere, o miei cari fratelli, la sorgente di una pietà vicendevole. Perché in fondo questa persona che io ho davanti un giorno morirà. E perché io me la devo prendere con lui? E perché ci deve essere tanta divisione tra me e lui? I morti aiutano a capire. Don Primo Mazzolari fu tra i primi a rivolgersi a coloro che sono fuori della chiesa, chiamandoli accuratamente i lontani. Ebbe della sua parrocchia il senso comunitario che doveva trovare nel concilio un rinnovamento. Fu sempre un tenace oppositore di ogni dittatura, ma queste sono cose scritte nei libri. I suoi parrocchiani invece lo ricordano semplicemente così. Io ero un suo chierichetto nel periodo 34, 35, 36. Ricordo un suo particolare che quando entrava per dire la messa, come si vestiva, le sue prime parole erano: "Povera Italia". Io ero medico qui all'ospedale. Per me è sempre stato un irrequieto, per sé e per gli altri. L'ho anche operato. Non le dico la fatica di tenerlo a letto e di tenerlo tranquillo durante il periodo di degenza. Io sono un economo dell'ospedale e qui Don Primo veniva molto spesso, vero? E soprattutto lo vedevo diverso da quanto lo si poteva vedere in chiesa, perché avevo occasione di trovarsi con i lontani. Per ragioni di lavoro io ero continuamente assente da Bozzolo. Solo la domenica potevo avvicinare Don Primo e lo avvicinavo sul piazzale prima della messa e lui chiedeva informazioni a tutti e di tutti si informava di come stava la famiglia e come potevano trascorso la settimana. La parrocchia come una grande famiglia, le case raccolte attorno alla chiesa, i parrocchiani attorno a Don Primo sul sagrato prima della messa. Nel corso dell'anno, la Settimana Santa e la Pasqua erano i momenti culminanti della comunità. Il Vangelo è di ogni momento, è la cronaca dell'uomo. E allora io vi dico, giorno di Pasqua, vita del Cristo dentro di noi, se noi abbiamo soltanto l'occhio rivolto a queste cose, se noi ci dimentichiamo che al di sopra del pane, o meglio nel pane, bisogna che noi intriviamo anche il galantuomo, anche l'uomo laborioso, anche colui che non si fa imprestare e non si fa mantenere ignobilmente nella vita. Se voi pretendete che la società vi consideri come dei mantenuti, quando voi sapete che il Cristo
le sue mani inchiodate, prima di farsi inchiodare, erano delle mani che si procuravano il pane e che hanno sentito la dita dell'onestà del lavoro. Voi capite bene, o miei cari fratelli, che noi la vita del Cristo non l'abbiamo. E su questi motivi lasciate che la vita del Signore, a cui voi avete aperto ieri sera attraverso una potatura che soltanto il Signore ha potuto vedere con quale sacrificio voi l'avete iniziata, lasciate che la vita del Signore continui nelle vostre anime, perché la gioia pasquale è in questa capacità di novità. Se voi mi domandate che cos'è la novità, io vi dico una parola sola. Se voi sentite quest'ondata di vita che passa attraverso il galantuomo, il veritiero, colui che sente la fraternità, colui che ha distaccato dal proprio cuore ogni risentimento di odio e di violenza, io vi dico, miei cari fratelli, che voi siete nella Pasqua. Il mito del dovere viene accolto, venerato e predicato anche dai cristiani. Come si può pensare che proprio il Vangelo esalti una fedeltà formale che nega l'adorazione in spirito e verità? Il sabato varrebbe più dell'uomo, la lettera più dello spirito, e il regno dei servi sarebbe ribadito quaggiù in nome di una parola che vuole, prima di ogni altra cosa, la libertà dell'uomo attraverso la verità. La verità vi farà liberi. Come cristiano, quando disobbedisco per ordine morale, obbedisco. Quando mi rivolto, ricostruisco. Che cosa state provando qui nel teatrino di Bozzolo? Dunque, noi stiamo preparando un recito sull'opera di Don Primo Mazzolari e abbiamo messo insieme il copione, traendolo quasi integralmente dalla sua opera. Sono 8 anni che Don Primo Mazzolari è morto. Si è spento in una clinica di città, ma questo della campagna fra Mantova e Cremona è il paesaggio in cui è nato e vissuto. A vederlo, egli era un povero prete come tanti altri, con la tonaca lisa, una vecchia madre e una sorella intorno a lui, una parrocchia pesante sulle spalle e tanti infelici da assistere. Eppure la sua è stata una delle figure più grandi della nostra generazione. La sua storia è quella scomoda e dolorosa di un uomo che vedeva lontano. Era coerente con le sue convinzioni e, come tutti i profeti, pagava di persona. Confinato in questa zona lontana dalle grandi città e dai centri intellettuali, egli è riuscito a comprendere le tensioni del mondo moderno e la necessità dell'aggiornamento della Chiesa quando ancora nessuno pensava a un concilio che si sarebbe espresso in una sorprendente convergenza con la sua sensibilità. E per questi problemi ha lottato e sofferto duramente. Questo è Bozzolo, il paese in cui Don Mazzolari fu parroco per quasi 30 anni e dove spese la maggior parte della sua vita. Di qui egli irradiò la sua influenza su centinaia di gruppi in tutta Italia, ma la gente della sua parrocchia lo ricorda come un padre e un maestro, un uomo votato tutto a loro.
Era semplice, era difficile, eppure noi lo comprendevamo tutti, perché era di tutti. Era buono, era paterno e effettivamente anche umano, vero nel vero senso. Era difficile in che senso? Difficile nelle sue tesi, nel suo parlare, però noi lo comprendevamo. Che tipo di prete era? Meraviglioso. In che senso? In tutti i sensi. Bontà. Bravo, scrittore. Poi tutto quello che si può dire di grande. Mi ha fatto diventare uomo lui. Dico che se ho tanti aspetti e tanti carissimi ricordi di Don Primo, in particolare non posso dimenticare il Don Primo sognatore della natura. Il carattere era piuttosto focoso, infatti io mi ricordo, lui aveva un grande amore per i libri e cercava di trasfonderlo in tutti quelli che incontrava. E mi ricordo che il ragazzo mi aveva dato un libro e che io gli avevo subito riportato perché gli avevo detto che non ero in grado di capirlo. Beh, lui si può dire che è andato su tutte le furie perché non poteva sopportare che già anche da giovani non ci fosse un amore proprio aperto verso il libro. Io con Don Primo ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare per più di 20 anni e un aspetto fondamentale del suo carattere che mi ha sempre colpito è stata la sua generosità, così disinteressata che si faceva tutto a tutti e soprattutto la sua sensibilità che sapeva intuire le situazioni anche le più delicate. Voi che Don Primo in fondo lo avete conosciuto sui libri, lo giudicate in maniera un po' diversa? Sì, appunto, questa decisione di... La nostra decisione è nata appunto da una posizione polemica nei confronti di un modo ufficiale di commemorare Don Primo attraverso discorsi generici e convenzionali, contro certe presentazioni che ci hanno dato un Don Primo idillico, secondo cioè i canoni della migliore oleografia, risultandone così un'immagine retorica e quindi priva di autenticità. L'insegnamento di vita che ha citato è la cosa che più risulta efficace Don Primo, cioè tutto quanto egli ha sostenuto, non l'ha sostenuto o scritto o fatto per un'esigenza di avanguardismo o di cultura o di pura polemica, ma l'ha fatto perché erano proprio esigenze sentite e per lui vitali. E infatti tutto quanto egli ha fatto l'ha poi pagato effettivamente sia spiritualmente che fisicamente. Don Primo Mazzolari ha cominciato presto a pagare in nome del Vangelo. A 25 anni parte volontario per la guerra, come cappellano. Durante il conflitto assiste al massacro di una generazione e suo fratello Peppino è fra i morti. Don Mazzolari non è un vile, si guadagna una medaglia al valor militare, ma nella tragedia che lo circonda matura in lui l'odio per la violenza, ogni tipo di violenza. Un sentimento che lo accompagnerà per sempre e lo spingerà più tardi a battersi contro il fascismo, contro l'odio ideologico in nome dell'amore. Egli sente urgere la necessità che la Chiesa condanni senza esitazione la guerra, anche quella che appare legittima. Secondo lui i cristiani non possono essere tali se impugnano un'arma per uccidere. Più tardi scriverà: si crede che una dichiarazione generica o di principi possa bastare per orientare in qualsiasi caso. Ma per guidare gli uomini, soprattutto i giovani, non bastano né le dichiarazioni né le condanne generiche della guerra, le quali vengono spesso edulcorate da concessioni, da benedizioni, da parziali ammissioni. Non uccidere, tu non uccidere, sarà intitolato uno dei libri più famosi di Don Mazzolari, è per lui una legge divina che va letta senza commenti, senza casistica, una legge più vincolante di qualunque altra. Don Primo è andato volontario nella prima guerra e come prete e come uomo ci è andato per un motivo molto preciso. Non poteva lasciare che soltanto i poveri soffrissero quella tremenda prova, anche perché era convinto che i poveri le guerre le perdono sempre. Un prete deve essere vicino soprattutto a quelli che pagano di più. Sono quasi le stesse parole scritte da Mazzolari. Io so che la causa per la quale sono chiamato a morire non regge al mio giudizio di cristiano. Ma vado con i miei, non perché ho timore di fare diversamente, ma perché voglio soffrire con essi. Così, quando torna dalla guerra, sceglie ancora la parte dei poveri, dei contadini ai quali è stata promessa, per trasformarli in combattenti, la riforma agraria, degli umili che dopo 3 anni di sangue si ritrovano ancora nella miseria. Parroco di Cicognara vede all'opera nella Bassa Padana gli squadristi di Balbo, di Grandi, di Farinacci che parlano di patria, ma servono la causa degli agrari. La sua opposizione al fascismo è subito netta.
nell'aprile del 1929 suscita uno scandalo rifiutandosi di andare a votare perché davanti al seggio sono stati picchiati duramente alcuni socialisti. I fascisti gli tendono un agguato che va fortunatamente a vuoto. Quando, trasferitosi a Bozzolo, egli fa il suo ingresso nella nuova parrocchia, trova deserte le strade del paese, perché le autorità hanno vietato ogni cerimonia. Don Primo è arrivato a Bozzolo nel 32, veniva da Cicognara. Arrivato qui silenziosamente, senza nessuna cerimonia ufficiale, e veniva preceduto dalla fama così generica di essere un buon prete, un bravo prete, un prete forse un pochino incomodante, un po' preoccupante, giacché si sapeva che a Cicognara, ad esempio, i fascisti avevano tentato di sparargli contro. I bozzolesi quindi l'avevano accolto con una certa perplessità, che non era però diffidenza, era piuttosto il desiderio di verificare, di sapere direttamente chi fosse questo prete. E direi che il primo fatto, il primo elemento che ha creato quasi immediatamente l'avvicinamento dei parrocchiani a Don Mazzolari, avvicinamento che è diventato poi amore, è stata la parola. È stata la sua predicazione qui in questa chiesa. Cioè, noi abbiamo avuto la fortuna unica di ascoltarlo, di sentirlo giorno per giorno, di ricevere direttamente da lui la sua lezione, che era una lezione che ci introduceva immediatamente in un mondo morale sconvolgente. Questa è San Pietro, la chiesa in cui per quasi 30 anni Don Mazzolari officiò per i suoi parrocchiani i riti della religione, sforzandosi di farli diventare parte integrante della loro vita, e dove insegnò alla sua gente la legge dell'amore e della tolleranza. Non una fievole legge sentimentale, ma una dura, intransigente accettazione del Vangelo, spinta sino a considerare come fratelli anche i propri nemici, anche i nemici della Chiesa, tutti gli uomini, persino Giuda. Ma io voglio bene anche a Giuda, e mio fratello Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, perché io non giudico, io non condanno. Dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Io non posso non pensare che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico che gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. E forse l'ultimo momento, ricordando quella parola e l'accettazione del bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene. Così, a un gruppo di antifascisti che gli domanda un memoriale sulla posizione del clero nei confronti del regime, egli scrive nel 1933: «Stiamo, come il dovere elementare cristiano ci impone, senza inimicizie e senza odio personale. Riconosciamo il diritto dell'opposizione, ma rifiutiamo ogni mezzo violento». Ma non per questo si rifiuta di considerare con dolorosa giustizia la situazione. A chi ci chiede come giudichiamo la gerarchia ecclesiastica nel suo comportamento verso il fascismo, rispondiamo: noi non giudichiamo nessuno. Crediamo in una forza divina, operante in maniera permanente nella Chiesa, al di sopra e contro le insufficienze, le resistenze, le colpe dell'elemento umano. Però, di certi atteggiamenti ne abbiamo sofferto e soffriamo in maniera ineffabile. Le ombre della Chiesa sono le ombre delle nostre personali tristezze. Il conflitto è rimandato, non scongiurato, poiché l'urto fra spirito cattolico e spirito fascista è fatale. È una fase della lotta eterna tra cristianesimo e paganesimo. Questa intransigenza morale costerà a Mazzolari denunzie, umiliazioni, sospetti. E quando dopo l'8 settembre
Il fascismo rinasce violento, appoggiato dal fanatismo nazista. Egli sarà arrestato due volte. Da dove arrivarono i fascisti? I fascisti sono entrati da quella muraglia là, uno. E dopo ha aperto il portone, sono entrati anche gli altri. Quanti erano? In cinque, in sei. Armati? Armati, sì, col mitria, sì. Che hanno fatto allora? Hanno circondato subito il palazzo qui del parroco, che lo aspettavano per portar via. Dov'era Don Primo? Don Primo era ancora di sopra. Appena sceso ho detto, dice, ma guardate, io vengo subito con voi, ma però lasciatemi celebrare la messa perché ho la chiesa piena, infatti c'era la chiesa piena di gente. E allora i militi sono andati dentro allora anche loro? Allora i militi gli hanno dato il permesso, ma però si sono messi attorno all'altare. L'hanno piantonato? L'hanno piantonato, sì, attorno all'altare. E lui, anziché di chiamare i chierici e servir messa, ha chiamato il vicario, vero? Sì. Così, in latino, lui ha dato l'istruzione di nascondere certe cose che aveva. Gli ha dato il latino per non farsi capire dai fascisti. Perbacco, questo. E poi cosa è successo? Dopo il successo l'hanno portato a Mantova. Sì. E là è stato due notti, due giorni e due notti là. Poi l'hanno liberato? L'hanno liberato, sì. È tornato dove? Qui? Qui a Borgia, però con l'ordine di non lasciare il paese. Sì. E la notte veniva qui... Dove? A dormire qui nella mia cantina. Ecco, qui è venuto a dormire Don Primo. Cosa c'era allora? C'era la legna? Una cantina, no, era una cantina. Che ci teneva là dentro? Del vino, della verdura, così mettevamo. Dopo ci abbiamo messo della paglia con un materasso e una coperta e lui veniva qui a riposarsi. Mi veniva alle 11:30 a mezzanotte e alla mattina presto andava via subito. Non si era neanche accorta mia moglie perché per non intimorirla perché era stato interessante. Veramente. Quanti giorni è rimasto qui? Io ho detto 20 o 25 notti. Le ha dato mai l'impressione che avesse paura? No, no, lui non aveva paura di nessuno, sa neanche del diavolo. Dopo il secondo arresto, è evidente che le ore di libertà e di incolumità di Don Mazzolari sono contate. I suoi parrocchiani premono su di lui. Don Primo sparisce e di lui si dice che sia salito in montagna con i partigiani. In realtà non ha abbandonato il paese. Per 8 mesi, dall'autunno del 1944 alla primavera del 45, vive in un nascondiglio accanto al campanile. Lassù, spiando il mondo da una piccola finestra, rimane vicino al dolore della sua gente. Scrive nel suo diario: gli allarmi non si contano oggi. Vanno a mitragliare lontano, ma non c'è distanza quando il cuore è ovunque. La pietà mi lega a questo soffrire da cui non posso evadere. In questa cella attende la liberazione, ma ancora con l'anima di un giusto. Ecco che la radio dice che 200 fascisti sono stati liquidati. Conosco la malvagità di tanti di codesti, ma questo non è un tornar da capo, un far come loro? Non c'è un'altra maniera di intendere la giustizia? I fascisti, nemici di Don Mazzolari, li hanno portati qui in prigione, qui a Bozzolo. Quanti carceri. Erano? Erano circa una quindicina. Come reagì Don Primo? Sua reazione al primo momento è rimasto scosso, dicevo, poveri figlioli. Poi mi fa... Prova a sentire se fosse gradita una mia visita ed eventualmente celebrare anche una messa. Come finì? Io sono venuto qui, ho chiesto a loro, al primo colpo sono rimasti scossi anche loro, ovvero della proposta, dato che lui poteva anche vendicarsi, invece aveva tanta bontà nel cuore. Sono venuto qui, ho comunicato la faccenda e l'hanno accettata di buon grado. E la messa dove è stata celebrata? E la messa è stata celebrata proprio in questa posizione, qui, in, detenuti, cortile, qui in cortile. I detenuti dove erano? Tutti liberi qui in cortile, c'era chiusa solo la porta di sicurezza, quella esterna. Che cosa ricorda di quella giornata? Una cosa meravigliosa, erano tutti commossi e si piangeva tutti, vero? Noti un particolare che ho proposto anche se volevano confessarsi da un altro sacerdote, invece hanno voluto confessarsi da Don Mazzolari. È un altro dopoguerra. Tornano dalla prigionia altri reduci, le famiglie si ricompongono, ma la pace non è quella sognata da Don Mazzolari e dai suoi poveri. Una guerra fredda prolunga quella terminata sui fronti. In Italia e in tutta l'Europa, gli uomini che si erano uniti per lottare contro il fascismo sono ora divisi da opposte ideologie. Il mondo è ancora sfigurato dall'odio. Don Mazzolari decide di prendere il suo posto nella lotta in nome di Cristo. Il compagno Cristo, come lo ha chiamato in un suo libro. Ma la sua lotta è un dialogo appassionato contro l'errore, non contro gli erranti. Ogni uomo è un fratello per lui. Ogni uomo è figlio della Chiesa. Erano anni turbolenti. Insieme a Don Primo abbiamo battuto le piazze del Cremonese, del Basso Mantovano, dell'Emilia. Perché Don Primo diceva ormai bisogna portare il Vangelo in piazza per confrontarsi con le realtà di ogni uomo. E il discorso di Don Primo partiva sempre dal Vangelo come
messaggio di pace, perché laddove c'è un'ingiustizia, un'oppressione, un disprezzo dell'uomo, là non si può costruire la pace. Mi ricordo un grande comizio del 48 in Piazza Soldella Mantova. Don Primo così si è difeso, l'avevano provocato a difendersi sul piano dei fatti concreti di quei tempi. In 20 anni ho collezionato i titoli più strani. Mi avete chiamato fascista e antifascista, borghese, capitalista, comunista e populista, clericale e anticlericale. In fondo sappiate, io sono soltanto un prete di Cristo e della Chiesa. Onorevole Laiolo, a che epoca risale il suo primo contatto con Don Mazzolari? Al 1950, in piena guerra fredda, quando, avendo sull'Unità iniziato con Igino Giordani un dialogo sulla pace nel mondo, Don Mazzolari chiese di partecipare a questo dialogo sull'Unità, su Adesso, sulla Via, che erano i quotidiani, uno quotidiano da me diretto, gli altri due settimanali diretti rispettivamente da Don Mazzolari e da Igino Giordani. Questo atto di coraggio di partecipare in quel momento in cui lo scontro tra ideologie era particolarmente forte mi ha dato la misura del coraggio cristiano di Don Mazzolari. È naturale che in questi suoi luoghi riappaia innanzitutto l'immagine del sacerdote, ma è da qui che la sua presenza si allarga ed è qui che riscopriamo i momenti essenziali della sua vita ed è qui che è avvenuta la maturazione del suo pensiero attorno ai temi tipici di Don Mazzolari: i poveri, i lontani, la pace, il coraggio della ribellione, della rivoluzione cristiana e della tolleranza, il discorso ai fratelli separati, la testimonianza della verità. Ed è qui che si è svolta tutta la sua attività davvero enorme di scrittore. Lo scrittore, diceva Don Primo, o è un testimone o è un ingombro. Un ingombro Don Primo non lo fu mai, se non per coloro che se lo trovavano davanti come un termine di paragone e che non potevano più dimenticarlo. Ed è qui che in una non dimenticata settimana di Natale del 1948 è nato il quindicinale Adesso, che aprì tutta una battaglia per la verità in nome dell'uomo. Con la nascita di Adesso, quindicinale di impegno cristiano, Mazzolari aggiunge una nuova fatica alla sua attività di scrittore, ma è forse anche il momento più alto della sua vita. Egli ha scritto decine di libri, tra romanzi e meditazioni. Il giornale gli dà ora la possibilità di un dialogo quasi quotidiano con migliaia di sconosciuti amici che come lui vogliono rinnovare il costume ecclesiastico. Dalla sua canonica di Bozzolo, Don Primo si trova ad animare un movimento d'opinione sempre più vasto ed incisivo. Questa è la scrivania di Don Primo. Era tanto ingombra di libri e di giornali che non si poteva pulirla. Anzi, era lui che mi diceva non pulire, che io capisco, comprendo tutto, trovo tutto. Lavorava molto durante Lavorava molto, non ho mai visto Don Primo far niente, studiare, leggere, scrivere, parlare, ecco. Aveva un momento di distensione nella giornata? Il momento di distensione era a pranzo, ma pochi, un quarto d'ora forse, con noi e con la mamma. La mamma diceva Don Primo, quando andava a predicare, a che ora parli Don Primo? Parlo alle 9 al mattino, alle 2 al dopo pranzo e alla sera alle 18-19. Allora la mamma prendeva il suo crocifisso e lo benediva e diceva: sta predicando Don Primo. E quando partiva, Don Primo, la mamma diceva a Don Primo: ti raccomando, fa bene Don Primo. Uno dei grandi ideali di Adesso è l'incontro fra persone di ideologie e posizioni culturali diverse. Don Mazzolari chiede una collaborazione regolare al socialista Antonio Greppi. Ho scelto, d'accordo con lui, la rubrica Risveglio religioso nel movimento operaio internazionale. Era un titolo che si richiamava i vecchi tempi nei quali sembrava che il socialismo, ovvero, non dovesse ammettere la religione se non come una forma di addormentamento, non è vero, delle coscienze. Ora, e ho incominciato a scrivere, ho scritto credo una sessantina di puntate, col consenso dello stesso mio partito, in 3-4 anni. In questa rubrica io rilevavo
tutte le notizie, rilevavo tutte le circostanze che dimostravano come lo spirito religioso stesse vero riprendendo quota anche nei movimenti operai organizzati. Dirò che era il tempo dei preti operai, vero? I preti operai agivano in Francia ma avevano suscitato una ripercussione internazionale, vero? Anche in Italia si parlava molto, vero? Di loro e alcuni raccoglievano il loro esempio, sia pure in una situazione diversa. Ma adesso non fu per Mazzolari soltanto un incontro gioioso con tante persone che avevano le sue stesse speranze, fu anche un calvario. Egli non voleva fare della politica nel senso tecnico della parola e ne rifiutò le etichette a costo di deludere gli amici, come avvenne a Modena il 7 gennaio del 51 in occasione del convegno delle avanguardie cristiane. Era bastato un avviso che veniva pubblicato da Adesso perché lettori, abbonati del giornale di Don Mazzolari fossero convenuti nella città emiliana da tutte le parti d'Italia, dalla Calabria, dalla Sardegna. Il tema era quello della pace. Sottolineo la data, 1951, il tempo della guerra di Corea, dello stalinismo più duro. Si trattava di parlare della pace e quindi in qualche modo di rompere l'equazione che allora sembrava ovvia, Cristo, civiltà occidentale, patto atlantico. Fu una giornata incandescente e direi caotica. La sofferenza di Don Primo era andata crescendo via via col passare delle ore. A sera, nell'intervento conclusivo, egli si tenne con una sofferenza contenuta sul piano religioso esclusivamente, bloccando, direi, frenando e deludendo molti che pensavano che da quella giornata potesse venire fuori un movimento politico, una scelta operativa immediata. La giornata di Modena non fu per Don Mazzolari l'unica giornata dolorosa di questa vicenda. Egli era avversato da molti, da tutti quelli che desideravano che la Chiesa partecipasse alla guerra fredda, coprisse operazioni politiche, o difendesse la tranquillità dei ricchi dall'impazienza dei poveri. Allarmati da una documentazione, risultata poi falsa, che lo dipinge come un fanatico e un sovversivo, nel febbraio 1951 i suoi superiori gli interdicono la direzione di Adesso e la predicazione fuori diocesi. Don Mazzolari dà allora tutta la misura della sua nobiltà sacerdotale. Scrive al suo vescovo: «Benché non si tratti che di libere opinioni che non impegnano il credente, mi inchino e accetto senza discutere, ma tutto è speranza, perché tutto è fatica, tutto è fede, proprio il non vedere, tutto grazia, anche il morire, tutto testimonianza, anche il silenzio, soprattutto il silenzio». Adesso riprende le pubblicazioni 9 mesi più tardi, ma nel 1954 a Don Mazzolari viene nuovamente proibito di parlare fuori parrocchia e di trattare argomenti sociali o politici. Don Mazzolari vive il dramma del profeta che anticipa i tempi e perciò non può che trovarsi in contrasto con quel costume ecclesiastico che è legato a condizioni storiche del passato. Può dirci qualcosa sui rapporti non sempre facili che Don Primo ebbe con la gerarchia? Il suo temperamento. Il sistema suo di ministero pastorale, che era tutto suo e singolare, non poteva sempre incontrare l'approvazione anche dei superiori. Quindi i rapporti non furono sempre facili, però riconobbero tutti la rettitudine della sua intenzione, l'ansia che egli aveva per la salvezza di tutti, la superiorità indubbia della sua intelligenza. Per cui finirono col stimarlo, anche quelli che hanno qualche volta combattuto. Tuttavia Don Primo è sempre stato obbediente alla gerarchia e certo molto devoto alla Chiesa. ...28 ottobre 1958... sale al pontificato Papa Giovanni XXIII. Annuncio Papi Gaudium Magnum, Abemus Papam. È Papa Roncalli un uomo che ha molto viaggiato e che conosce l'arte della diplomazia. Ma c'è fra lui e Mazzolari più di un elemento di contatto. Sono nati tutti e due da povera gente contadina e non l'hanno mai dimenticata. Tutte e due amano la povertà e vedono nei poveri il Cristo.
Tutte e due sognano che la Chiesa trovi nuovo slancio e nuove aperture. Il concilio di Papa Giovanni porterà avanti molte delle idee di Mazzolari. L'avversione per le guerre di religione e per la violenza, la condanna di ogni discriminazione fra gli uomini, l'ecumenismo, la giustizia sociale e internazionale, la riforma liturgica. E nell'interesse e nella fedeltà con le quali tanti laici seguirono in Italia il concilio, fu chiara l'opera di sensibilizzazione che Don Mazzolari aveva svolto. Don Primo incontrò il nuovo Papa qualche mese prima di morire. Abbiamo ritrovato un testimone di quell'udienza che ripagò Mazzolari di tante sofferenze. Don Primo si trovò ad essere all'immediata destra del Papa, tant'è che il Papa lo guardò e gli brillarono gli occhi, cercò subito il nome aiutandosi anche con le mani. Cioè? E disse Don, e Don Primo suggerì Don Mazzolari. E allora? Si abbracciarono molto affettuosamente e il Papa uscì dicendo l'astro che brilla nella bassa mantovana. Ma il Papa Don Primo voleva rivederlo in privato e perciò gli fece pervenire un biglietto d'invito per una seconda udienza. Come si preparava Don Primo per quel viaggio a Roma? Don Primo andava a Roma tanto contento e voleva anche una veste nuova perché non poteva nascondere sotto il pastrano la veste usata. E continuava a ripetere, e continuava a dirmi, Giuseppina, procura, va a comperarmi la stoffa per fare una veste. Strano. Non ne decidevo. Finalmente, dopo la terza o quarta volta, sono andata subito a prenderla. Il sarto è venuto a prendere le misure il 5 aprile, proprio quel giorno che Don Primo stette male, a mezzogiorno. L'emorragia cerebrale. L'emorragia cerebrale. Al mattino del lunedì, mentre il sarto era intento al tagliare la veste, sente dalla radio, portato San Camillo a Cremona, Don Mazzolari in grave condizioni. E la veste è rimasta lì. Don Mazzolari morì una settimana più tardi, a 69 anni, a Cremona, nella domenica in cui in tutte le chiese si legge il Vangelo del Buon Pastore. I suoi parrocchiani andarono a prendere il suo corpo e portarono la bara per tutte le strade di Bozzolo, quasi casa per casa. Poi, in parrocchia, davanti alla sua salma, vollero riascoltare le sue ultime prediche che un giovane aveva registrato su un magnetofono. Mi sono trovato questa sera, in questo venerdì santo, che potrebbe anche essere l'ultimo venerdì santo che io passo tra voi. Mi sono trovato col carico dei miei peccati, col carico dei miei dispiaceri personali e familiari, col carico delle vostre pene, o miei cari fratelli, perché passando vicino alle vostre case, io raccoglievo piuttosto questa sofferenza che voi avete cercato di coprire attraverso una manifestazione di luce e di fiori che mi diceva tutta la vostra bontà, ma nel medesimo tempo non riusciva a far tacere questa raccolta di pena che voi avete portato qui in chiesa con me. Nessuna delle tante persone che seguirono quella bara dubitò che Mazzolari sarebbe stato dimenticato. La sua storia era nei cuori di migliaia e migliaia di uomini, cristiani o no, che da lui avevano appreso una lezione di coraggio evangelico. Dottor Rossi, quali sono le cose di cui lei è debitore a Don Primo Mazzolari? Credo che sono essenzialmente tre. Primo, la passione per la libertà. Libertà spirituale, libertà religiosa, libertà culturale, libertà politica. Secondo, un'analisi approfondita del bisogno religioso dell'uomo, non solo dei credenti. Terzo, una capacità che lui aveva di spiegare la storia e per spiegarla di intuirla, di prevenirla quasi, di leggere dentro i fatti quasi prima che questi accadano. In questo senso io vorrei ricordare che quando ci fu la conferenza, la prima conferenza dei popoli del terzo mondo, a Bandung,
Lui fu l'unico prete cattolico italiano che scrisse una lettera, appunto, prevedendo che questa conferenza avrebbe avuto un seguito e quindi intuendo l'evoluzione della storia. E questo ci richiama all'enciclica di Paolo VI, come Mazzolari vedeva questi problemi e aveva una coscienza proprio del divenire della storia, e questo è molto importante, credo. Io ho letto le opere di Don Primo Mazzolari soprattutto da un punto di vista sacerdotale, con un interesse sacerdotale, alla ricerca di indicazioni circa una trasmissione del messaggio cristiano. Io ho avuto questa esperienza, cioè che ho scoperto con Don Primo Mazzolari ciò che è veramente essenziale nel cristianesimo, cioè, cioè l'amore, la carità che discende da Dio, ma poi deve diventare nel cristiano, ecco, fiducia nella persona, stima del prossimo. Concordavamo divergendo, operavamo su piani diversi e quindi lui, come cristiano totale, cristiano di cuore, cristiano d'amore, io come cristiano soltanto di cultura, quindi in fondo un mediocre cristiano, eravamo fatti per capirci su molte questioni e per non capirci su talune, però a tutto soppliva il grande affetto che ci legava. Lui doveva insegnare ad amare anche i nemici, anzi non li chiamava nemmeno così. Io dovevo fermarli i nemici, individuarli e chiamarli così. Credo che sia importante sottolineare quello che tutti in fondo dobbiamo a uomini come Don Mazzolari, di avere avuto il coraggio di credere in momenti aspri e difficili, di urti contrastanti, la volontà di trovare la via per unire ideologie anche diverse in una collaborazione realistica per riuscire a portare la pace nel mondo. Questo mi pare che è il messaggio che lui lascia più importante, un messaggio che lui ha sofferto perché ha dovuto sopportare anche degli ordini che non erano collegati alla visione che lui aveva, ha saputo ubbidire e non ha perduto questa sua grande fiducia dell'incontro con gli uomini. E credo che per nostra parte, per mia parte, abbiamo saputo capire che questo dialogo sulla pace con i cattolici era uno degli elementi più interessanti, indipendentemente dalle voci di coloro che pensano che sia un gesto strumentale. Ecco, Don Mazzolari è la dimostrazione che non ci poteva essere niente di strumentale tra un cattolico e un comunista, tra un sacerdote e un comunista, a fare una discussione di questa importanza. Si potrebbe dire Don Primo, vero, l'uomo della pace e l'uomo del dialogo. Un dialogo inteso come incontro di creature, come incontro di coscienze, e la pace come incontro di popoli. Egli ha sognato questo nel nome dell'unità fondamentale dell'uomo nella quale egli ha sempre creduto. Se mi domando che cosa io debbo personalmente a Mazzolari, negli incontri personali che abbiamo avuto e in tutta la sua testimonianza, dovrei riferirmi soprattutto alla fedeltà alla Chiesa, a quello che oggi chiamiamo coscienza ecclesiale, che egli ebbe fortissima, una fedeltà alla Chiesa che non era certo obbedienza passiva, pigra, inerte, ma era fedeltà nella libertà, fedeltà nell'iniziativa, fedeltà nella volontà di dir chiaro tutto il proprio pensiero fino al limite estremo, dove allora sì, ma non prima, scatta il dovere dell'obbedienza. Egli soleva dire che i cattolici, per la loro pigrizia, spesso si fermano prima di quel limite, creandosi l'alibi del questo non si può dire, quest'altro non te lo fanno dire. Su questo piano io credo veramente che la testimonianza di Mazzolari possa essere avvicinata a quella di un altro grande figlio d'obbedienza del nostro secolo, il padre Teilhard de Chardin. Così, a 8 anni dalla sua morte, Don Primo continua a vivere come un testimone della verità. Delle migliaia di pagine che gli scrisse,
Forse la più bella è quella del suo testamento. Nei tempi difficili in cui ebbi la ventura di vivere, un'appassionata ricerca sui metodi dell'apostolato è sempre una testimonianza d'amore, anche quando le esperienze non entrano nell'ordine prudenziale e pare non convengano agli interessi immediati della Chiesa. Sono malcontento di aver fatto involontariamente soffrire. Non lo sono di avere sofferto. Sulle prime ne provai una punta di amarezza, poi nell'obbedienza trovai la pace, ed ora mi pare di poter, ancora una volta, prima di morire, baciare le mani che mi hanno duramente e salutarmente colpito. Adesso vedo che ogni vicenda lieta o triste della mia travagliatissima esistenza sta per trovare nella divina misericordia la sua giustificazione anche temporale. Mi avvio verso la grande casa dell'Eterno che non conosce assenti.